Quando una guardia è reperibile dopo aver fatto la notte, può succedere di tutto. Di solito la reperibilità diurna si divide in due parti, mattino e pomeriggio. Oggi mi tocca il pomeriggio. Piccolo vantaggio perché ti permette di dormire qualche ora la mattina senza essere disturbato dalla centrale. Una colazione veloce con i colleghi, due risate liberatorie e via come un razzo in cerca del tuo letto. In questo racconto non voglio entrare nei particolari raccontandovi minuto per minuto quello che faccio prima di affogare dentro il mio materasso. Quindi passo direttamente al momento del cambio turno. Come concordato con il collega, mi faccio trovare alla fermata dell'autobus alle ore 13:45 precise, ma lui stranamente non è ancora arrivato. Allora spengo l'auto, tiro il freno a mano e scendo per sgranchirmi un po' le gambe e non perdermi nel sonno, lupo sempre in agguato, pronto a divorarmi ad ogni battito di ciglia troppo prolungato. Come una buona guardia deve fare, ammazzo il tempo guardandomi attorno. Non posso neppure mettere gli occhiali scuri e darmi delle arie da poliziotto. Non c'è un grammo di sole a pagarlo oro. Niente di interessante. Uffa. Ma quando viene il bradipo? Appoggio il sedere al paraurti anteriore sinistro della mia supercar e comincio a guardare il nulla. Fino a quando una cosa mi incuriosisce. Un piccolo ominide mi guarda insistentemente. Lo guardo, mi volto, lo riguardo di scatto, mi rivolto. Ad un certo punto vedo che si avvicina verso di me. Per sicurezza mi metto ad ispezionare la divisa. Camicia in ordine, pantaloni a posto, scarponi ben puliti e lucidati, cinturone ben saldo, la pistola... Oh mamma, non ho la pistola nella fondina! Ma sì, che c'è, secondo voi? Ma per chi mi avete preso? Tutto in ordine. Ma allora perché questo piccolo omino anziano mi osserva insistentemente? Forse mi vorrà dire che sono suo figlio. Strano, eppure tutti hanno sempre detto che assomiglio tanto al mio babbo attuale. Mamma, mamma, che mi hai combinato. Delle volte sono proprio stupido. Guardate cosa mi invento pur di non farmi vincere dal sonno. Buongiorno, guardia. Buongiorno, buon uomo. Una frase che mi è sempre piaciuta, tipica dei vecchi film polizieschi americani. Lei è un metronotte? No, sono una guardia giurata. Allora non lavora di notte? No. Lavoro solo quando viene buio. Certo che lavoro solo di notte. Non vede come sono pallido? Il vecchietto accenna ad una piccola risata, dopodiché fa la mossa di allontanarsi. Purtroppo era solo una finta, perché il tenente Colombo ritorna alla carica. Ma ho visto che vi siete trasferiti. Da quando? Sì, ci siamo trasferiti dalla vecchia sede dopo che ci hanno rubato i mobili. Davvero? Vi siete fatti rubare i mobili? Incredibile! Delle guardie che si fanno rubare in casa! Dopo aver finito di ridere, alza leggermente lo sguardo verso di me. Stiamo qualche minuto in silenzio, poi esplodo in una risata. Nonne, che famo? Stavo scherzando, naturalmente. Il nonno sembra non aver gradito e questa volta mi volta le spalle. Finalmente il mio collega arriva, ci scambiamo le consegne. Trovo anche il tempo di fargli un piccolo rimprovero per un errore di procedura che sicuramente, senza volerlo, mi aveva procurato dei problemi. Niente di grave, chiarito tutto. Il collega mi ringrazia e mi saluta allontanandosi velocemente in auto. A questo punto non mi resta che andarmene.
Tolgo il berretto, apro la portiera e lo lancio garbatamente sopra il sedile passeggero. Salgo, tiro giù il finestrino lato guida e to! Il faccino del vecchietto mi fa capolino. Bisogna volersi bene nella vita, perché il bene trionfa sempre sul male. Senta, non si preoccupi, non è successo niente. Mi sono permesso di ascoltare il suo rimprovero a quel povero ragazzo. Se non sono indiscreto, posso chiederle cosa ha combinato di così grave? A parte che non lo stavo rimproverando, ma solo chiarendo alcuni dettagli. Poi mi scusi, ma lei... No, niente, per carità. Io stavo aspettando la sita e allora non ho potuto fare a meno di ascoltare. Poteva fare benissimo a meno. Arrivederci, buon uomo. Arrivederci, guardia. E mi raccomando, vogliatevi bene. Il bene trionfa sempre sul male. Infilo la chiave di accensione per metà. Poi mi fermo, rifletto, pondero. E quando inizio a ponderare, non è una bella cosa. Mi volto verso la fermata dell'autobus e vedo quell'omino che ancora mi guarda e questa volta con uno sguardo malinconico, tipico delle persone sole. Abbasso la testa, chiudo gli occhi e butto fuori un po' di fiato fino a far uscire un leggero fischio. Apro di nuovo la portiera, scendo e dopo pochi passi arrivo di fronte a lui, che come un cagnolino che ha appena divorato la ciabatta del padrone, abbassa leggermente la testa, quel tanto che serve al suo cappello per coprirgli il volto. Scusi, ma lei vive solo? Certo, ma sono completamente indipendente, sa? Lo avevo notato. A parte una piccola macchia di caffè sulla camicia all'altezza del collo, appariva una persona curata, umile ma curata. Lo immagino. Guardi che io e il mio collega non stavamo affatto litigando. È giovane e come tutte le persone giovani ha bisogno di consigli di tanto in tanto. Sono d'accordo. È quello che dicevo sempre io alla mia povera moglie. Cara e dolce Anna Maria. L'uomo si fa improvvisamente triste e continua. Lo sa che io ho scritto svariati libri. Lo sa che io ho scritto moltissime poesie. Ardo d'amore. Inno d'amore, eterno amore, cuore innamorato, amore. Basta, basta, ho capito, tanto amore. Allora lei ha scritto dei libri. Ma come si chiama? Mi chiamo Renato Bauducci e sono nato nel 1925. Praticamente ieri. Scherzo. Bene, signor Renato, adesso devo proprio andare. È stato un piacere conoscerla. Piacere mio, guardia. E mi raccomando, se capita dalle mie parti, mi venga a trovare che facciamo una chiacchierata. Certo, senz'altro, ma solo se mi promette che parleremo d'amore. E così me ne sono finalmente andato. Sono passate ormai parecchie notti da quel buffo incontro, ma non nascondo che di tanto in tanto ci penso. Mi sono chiesto se quell'incontro fosse stato casuale e se il destino ancora una volta mi avesse buttato il sasso e nascosto la mano. Un vecchietto particolare, come se ne incontrano tanti. Ma la cosa che ho trovato strano è il fatto che ha tenuto a dirmi che lui è uno scrittore, un poeta, a me, proprio a me che adoro scrivere e raccontare. Sempre qualche giorno fa, riflettendo sul suo invito, mi è venuto in mente che un mio collega abita proprio dalle sue parti e parlando di lui mi ha confidato che il signor Renato è un personaggio alquanto bizzarro e che abita proprio nel palazzo di fronte al suo. Addirittura quel collega ha ancora in casa un suo libro, Il fiore e l'amore. Naturalmente me lo sono fatto prestare e l'ho letto. Non sono in grado e non me la sento di giudicare quanto scritto. Posso solo annotare delle riflessioni. Questo povero nonnetto ha molta nostalgia della sua cara moglie e l'amore che prova ancora per lei lo porta a scrivere, scrivere, scrivere. Molte poesie si assomigliano, molti versi si ripetono, ma questo poco importa. Io e lui abbiamo qualcosa in comune. Il desiderio di scrivere d'amore. Il desiderio di esorcizzare i nostri sentimenti, di raccontare nel raccontarsi. Il voler urlare in silenzio.
Voglio andare a casa sua. Buongiorno, Renato. Si ricorda di me? No, dovrei. Sono una guardia senza divisa. Ah, credo di ricordarmi. Lei è il controllore della sita che voleva farmi la multa l'altra mattina. No, io sono quella guardia cattiva che ha incontrato alla fermata dell'autobus. Sì, sì, ora ricordo. Venga, si accomodi. Asciugandosi le mani al grembiule da cucina mi fa strada. Un'umile casa, piena di vecchi ricordi del passato. Mobili anni 60, probabilmente mai più spostati di un millimetro da quando ho rimasto vedovo. Un buon odore di caffè appena fatto invade la casa. Poca luce proveniente da una finestra lato mare rende la sala tetra e triste. Un tavolo di legno rotondo al centro con sopra un centrino circolare di buona fattura. Qualche vecchio quadro e una porta chiusa che probabilmente conduce alla camera da letto. Mi fa accomodare, dopo aver tirato su l'avvolgibile e aperto le tende. Un po' di luce ci vuole, vero? Sì, delle volte serve, soprattutto quando si cercano le scarpe. Tentai di rendermi simpatico con questa orribile battuta. Allora, cara guardia, posso chiamarla per nome? Certo che può. Bene. E come dovrei chiamarla? Ah, scusi, ufficialmente non ci siamo mai presentati. Mi chiamo Luca. A questo punto sposta leggermente la sedia di fronte a lui molto lentamente. Si siede e inizia a bere quel caffè preparato con tanta cura prima del mio arrivo. Io a quel punto inizio a parlare. Non so perché sono qua. E non so cosa mi abbia spinto a cercarla. Sto seguendo il mio istinto. Sto seguendo una traccia che lei mi ha lasciato quel giorno che ci siamo incontrati. Ho letto il suo ultimo libricino. Ho elaborato nella mia mente tutte le parole che mi ha detto. Ho cercato di capire quale fosse il suo messaggio. Vede, anch'io scrivo racconti, riflessioni, scarabocchi di poesie. Da quando ho iniziato questo lavoro scrivo senza sosta. Inizialmente mi divertivo, ci ridevo su, ma poi ho capito che se io sono ancora savio di mente, se non sono ancora impazzito, lo devo ai miei stupidi racconti. Ragazzo, non devi parlare così. Di stupido al mondo c'è solo la guerra. Visto che hai letto qualcosa di me, vorrei leggere qualcosa di tuo. Lo immaginavo. Infatti mi sono portato una bozza del mio libricino, sperando che un giorno qualcuno me lo pubblichi seriamente. Dopo aver osservato la copertina, si alza e, quasi trascinando i piedi, si dirige verso una vecchia poltrona in finta pelle marrone, screpolata dal tempo e dai ricordi, posta davanti alla stufa a carbone rigorosamente in ghisa. Aspetto non so quanti minuti. Cerco di passare il tempo guardandomi attorno. Mi sembra di essere ritornato bambino quando andavo a ripetizioni di matematica. Attendevo che la professoressa mi correggesse gli esercizi, come il cavallo attende lo schiaffo sulla chiappa dopo che il fantino ha tolto le briglie. Ormai si sta facendo tardi. Io questa notte devo montare di servizio. Come fare? Cosa dire a Renatuccio per distoglierlo dalla lettura? Avevo quasi timore che si fosse addormentato. Avevo già appoggiato le mani sul tavolo e stavo pronunciando la famosa espressione «Via, su!» come a dire «devo andare adesso». Quando il vecchietto toglie lo sguardo dal libro, lo appoggia sulle ginocchia e dice «Ragazzo, mi ero sbagliato sul tuo conto. Non ho consigli da darti. Non ho parole da insegnarti. Non ho bisogno di spiegarti cosa vuol dire amare. Qualcuno ti ha sicuramente detto che questo libro è la tua salvezza». E ti prego, non smettere mai di scrivere, perché è solo scrivendo che ti sentirai vicino alle persone che ami. Come te? Sì, come me. Adesso dimmi veramente cosa vuoi da un povero vecchio come me. Dimmi cosa posso fare. Dimmi se esiste un modo per calmare la tua ansia. Sì,
una cosa la può fare per me. Ma non subito. Naturalmente quando sarà il momento. Più tardi possibile. Mi accorgo che dopo questa frase Renatuccio incomincia a toccare ciò che in gioventù era motivo di vanto. E con un leggero sorriso mi fa cenno di proseguire. Quando sarà di fronte al suo Dio. Quando finalmente avrà la possibilità di andare dove il suo cuore vorrebbe andare. Quando sarà dove io non potrò entrare, prima di tutto. Prima di riabbracciare i suoi cari, prima di correre spensierato tra il grano dei campi elisi. Parli con lui di me. Gli dica che quello che ho fatto e quello che sto facendo è solo amore. E non mi importa quanto devo soffrire ancora. Non mi importa quanto durerà questo mio malessere, questo mio dolore. Non mi importa se non riesco a sentire quello che mi viene detto o a vedere quello che mi si mostra. Io non riesco ad essere un uomo migliore di così. Ci sto provando, diglielo, ci sto provando. Ma ogni cambiamento che cerco di fare non fa altro che peggiorare le cose. La realtà, caro Renato, è che il buio della notte mi confonde i colori. Il buio della notte mescola continuamente le note di quella che un giorno era la mia canzone. Non so quanto potrò resistere. Come vede, sono a terra, piegato sulle ginocchia con il mio scudo sopra la testa, a coprire un mare di frecce che come pioggia cadono su di me. Non riesco ad alzarmi, non posso. Ho ancora troppo da dare, troppo da dire, e non voglio che pochi centesimi di bronzo possano trapassare il mio cuore. L'uomo, rimasto senza parole, quasi incredulo, stordito da tutte quelle parole uscite a raffica dalla mia bocca, si avvicina. Le sue mani mi prendono le braccia all'altezza dei gomiti. Trema. Invita il mio busto a girarsi verso la porta e spingendo leggermente verso l'uscita mi sussurra. Stai tranquillo, ragazzo. Quando ti sveglierai io non sarò mai esistito. Quando aprirai nuovamente gli occhi, troverai i tuoi colori. E la tua sinfonia sarà nuovamente la colonna sonora della tua vita. Va, figlio mio. E quando vuoi parlare con me, non cercarmi tra gli uomini. Cerca dentro di te. Ci vediamo alla fermata dell'autobus. Quando? Quando sarà il momento? Uffa, ma che cavolo! Quando viene a darmi il cambio quel bradipo del mio collega?